La giornata di oggi ci rimane appunto l'ultimo argomento, che è quello dell'atteggiamento negativo verso la matematica, vi ricordate? Poi le cose di cui parleremo, vi daremo delle informazioni relative all'organizzazione dell'ultimo incontro, che vi ricordo prevede la presentazione da parte vostra di sperimentazione sui materiali che vi abbiamo proposto e che eventualmente avete rielaborato, anche solo su uno o su qualche cosa che in qualche modo sia ispirato a quello che vi abbiamo presentato. Poi ne parleremo più a fondo. E poi ci rimarrà una parte per laboratorio, ancora una volta su questionari prima e dopo. La scelta che abbiamo fatto, ve lo dico subito, è di concentrarci, di farvi lavorare su dei questionari in un certo senso finti, nel senso che non provengono da nessun gruppo ma contengono domande fatte da gruppi diversi. Abbiamo deciso di fare due schede, una sui triangoli e una sulle frazioni, che erano gli argomenti più gettonati su cui ci sono state più produzioni, e quindi poi il laboratorio sarà l'analisi di questi questionari attraverso una griglia, una scheda che vi daremo, ok? Però direi di cominciare subito sul discorso dell'atteggiamento negativo, che è l'argomento del nostro incontro, e comincio con una riflessione, cioè comincio col farvi due domande. Cosa intendete per atteggiamento negativo nei confronti della matematica? E da quali comportamenti deducete che uno studente ha un atteggiamento negativo nei confronti della matematica? Ora non c'è sufficiente tempo per fare una riflessione approfondita, che come tutte le riflessioni appunto richiede tempo. Ma c'è qualcheduno che vuole rispondere? Sicuramente tanto tempo fa abbiamo fatto una ricerca su quanto viene usata la diagnosi di atteggiamento negativo a scuola, e viene usata molto, cioè spessissimo un insegnante dice: questo studente ha un atteggiamento negativo nei confronti della matematica. Ma poi cosa intende? Cioè quello che si è visto è che insegnanti diversi intendono cose diverse, cioè difficilmente c'è condivisione del significato. C'è qualcheduno che ha voglia di rispondere, cioè ha voglia una parola grossa, che risponde, diciamo. La fate questa diagnosi? Prego. Ecco, quindi questa è una, questa implicitamente penso rispondere alla domanda: cos'è atteggiamento negativo? Quindi qualche cosa, per esempio atteggiamento negativo è quando uno studente in un certo senso non utilizza le risorse che ha, che possono essere anche poche, ma non le utilizza a priori perché è convinto di non riuscire, giusto? Altre accezioni, altri significati che date a questa espressione? Sì, quindi di fronte alle difficoltà si ferma e non va avanti, quindi in un po' può essere legato, cioè come dire scarsa fiducia nelle proprie capacità e quindi blocco. Altre? Io agli studenti gli dico, come io ti ho detto a loro, che la matematica è una bolla. Ho detto allora, questa bolla o si muove senza dentro, allora vi muovete, riuscite, oppure rimanete fuori, la guardate dall'esterno e dite no, adesso ci sarà lì. Cioè quelli che hanno l'atteggiamento negativo sono quelli che stanno fuori dalla bolla. Sono pericolose le metafore, pericolosissime, perché io fuori da una bolla quello che mi verrebbe voglia di fare è di bucarla. Ma sì, sì, comunque l'idea... cioè di, che, come dire, nella sua idea sono loro che decidono di starne fuori? Cioè, non se ne rendono conto, sono fuori, io li invito a mutare la bolla. Ok, altre... prego.
Quindi atteggiamento negativo inteso anche come scarsa motivazione in un certo senso. Altro? Sì, che è un po' legato a quello che dicevano le colleghe prima, no? Cioè il fatto di pensare di non riuscire. Più globale in un certo senso, cioè sentite anche voi? Sì, sì, una, quindi una disciplina inaccessibile. Sì, 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 ok, da cosa può provenire? Ora concentriamoci su cosa è per voi. C'era un'altra mano? Ok, quindi questa percezione dell'inutilità di una materia che combinato al fatto che non è una materia leggera, no? È una miscela esplosiva perché probabilmente molti studenti percepiscono come inutile il 90% delle cose che fanno, però almeno che non siano pesanti, se una materia la percepisco come inutile e per di più è faticosa, allora è diverso, ok? Vabbè, allora proviamo ad andare avanti con questa riflessione. In genere, non so se siete d'accordo, la diagnosi di atteggiamento negativo che viene fatta nel caso delle difficoltà, no? Cioè questo studente ha difficoltà perché ha un atteggiamento negativo, non dà in genere indicazioni operative per il recupero. No, questa idea del rifiuto, questa idea di star fuori alla bolla, lei dice sì, entrateci nella bolla, ma vorrei capire come. No? E quindi è appunto una diagnosi che non suggerisce cosa fare. Addirittura in certi casi è quasi una dichiarazione di resa da parte dell'insegnante, della serie, con questo ragazzo lo provate di tutte, ma a un certo punto non ci posso fare niente, è inutile perché lui ha un atteggiamento negativo, ok? Quindi spesso è, ripeto, il punto di arrivo di un percorso dell'insegnante, che l'ha provate tutte e a un certo punto rinuncia, sente di non poter fare altro, piuttosto che il punto di partenza di un percorso di recupero mirato. Ed è spesso percepita come incontrollabile da parte dell'insegnante, è un po' come un discorso dell'impegno se vogliamo, perché se un ragazzo non si impegna occorre che si impegni, però dipende da lui se si impegna o no, quindi come dire anche la diagnosi di scarso impegno è una diagnosi che l'insegnante percepisce come incontrollabile, vi torna? Come dire, dipende dal ragazzo, da lui io che ci posso fare, finché non cambia che ci posso fare, ok? Quindi vi ricordate come abbiamo iniziato questo corso, proprio riflettendo sul fatto che la maggior parte delle diagnosi che si danno sulle difficoltà dei nostri studenti sono poco operative e come conseguenza del fatto che sono poco operative va a finire che poi l'intervento di recupero prescinde completamente dalle diagnosi, per cui l'intervento di recupero che faccio con un ragazzo che secondo me ha scarso impegno o con un ragazzo che ha un atteggiamento negativo o con un ragazzo che ha lacune di base poi è sempre lo stesso, cioè ripeto gli argomenti, okay? E si diceva per evitare questo e per far sì che l'intervento di recupero sia coerente con la diagnosi occorre che però la diagnosi sia operativa, cioè suggerisca delle direzioni di intervento. E quindi affrontiamo un pochino questo problema dell'atteggiamento verso la matematica, che in genere appunto è, quando si parla di atteggiamento verso la matematica, sempre direi, si accompagna la parola con un aggettivo, positivo o negativo. Raramente si parla di atteggiamento e basta. Allora, il discorso dell'atteggiamento è stato studiatissimo fin dagli anni 50, nel senso 1950, con l'idea che
l'atteggiamento positivo fosse correlato al successo e l'atteggiamento negativo fosse correlato all'insuccesso. E si assumeva in genere una definizione molto semplicistica, non semplice, proprio semplicistica, come atteggiamento positivo se uno la matematica gli piace, l'atteggiamento negativo se uno la matematica non gli piace. In realtà, appunto, questa caratterizzazione, questa diciamo dicotomia così semplice, anzi semplicistica, non tiene conto della complessità del fare matematica, del rapporto dei ragazzi con la matematica, eccetera. E devo dire che le ricerche, le prime ricerche che tentavano di trovare questa correlazione, in realtà sono state assolutamente fallimentari, anche perché poi andare a misurare il rendimento non è cosa banale, andare a misurare l'atteggiamento non è cosa banale, eccetera. Allora, è necessaria, dicevo, una caratterizzazione di atteggiamento che tenga conto della complessità del rapporto degli allievi con la matematica e della specificità della matematica. L'atteggiamento nei confronti della matematica deve rispettare le caratteristiche, la definizione di atteggiamento deve rispettare le caratteristiche della matematica, non è come l'atteggiamento nei confronti di un leader politico o cose di questo genere, ok? Allora, non è qui il caso di stare a parlare della ricerca, eccetera, però con questo obiettivo abbiamo indagato ancora anni fa sul rapporto che gli allievi costruiscono con la matematica attraverso l'esperienza scolastica, con l'idea che il rapporto con la matematica in qualche modo ha a che fare con l'atteggiamento che i ragazzi hanno verso la matematica. E l'abbiamo fatto, quando uso il plurale, perché l'abbiamo fatto col collega Pietro Di Martino, che molti di voi conoscono, utilizzando il tema autobiografico. Io e la matematica, il mio rapporto con la matematica dall'elementare a oggi, quando veniva dato dalla secondaria e primo grado in su. Quindi abbiamo raccolto più di 1800 temi dalla prima primaria addirittura alla quinta secondaria di secondo grado, possibilmente assegnati non dall'insegnante di matematica, perché se no, dice, finora sono andata male, ma ora un'insegnante bravissima, simpaticissima, che spiega benissimo, eccetera. Insomma, vabbè, fa piacere leggerlo per l'insegnante di matematica, però non le dà nessunissima informazione. Ed è a me affascina questo, cioè mi è piaciuta molto fare questa ricerca, perché è, come dire, un'occasione di incontro fra due tipi di pensiero diverso. Il pensiero narrativo, perché nel momento in cui scrivo la mia storia, la mia autobiografia con la matematica, quello che metto in atto è un pensiero di tipo narrativo, cioè faccio una narrazione, però nello stesso tempo la protagonista di questa narrazione è la matematica, cioè la disciplina in cui il pensiero logico è quello protagonista. Quindi è un'occasione di incontro fra questi due tipi di pensiero, e in qualche modo sarebbe come dire che si chiede di raccontare il contare, no? Non so se qualcuno di voi conosce il libretto, ormai sono tanti anni che è uscito, di De Mauro e Bernardini su contare e raccontare, che parla del rapporto fra, di fatto, fra pensiero che caratterizza le discipline umanistiche e il pensiero scientifico, che è molto bello. Vabbè, il tema autobiografico, tanto per perché non ci siano equivoci, non è che noi ci aspettiamo una versione oggettiva della storia dei singoli ragazzi con la matematica. Nessuno di noi, quando racconta il proprio passato, fa una ricostruzione oggettiva, ma non perché non la vuol fare oggettiva, perché proprio cuce col senno di poi delle cose che sono successe prima, ok? Ma non è quello che ci interessa, non è una ricostruzione oggettiva che ci interessa come l'allievo interpreta la propria esperienza con la matematica, perché poi quello che fa, quello che decide di fare, è conseguenza di come lui interpreta l'esperienza, non di quello che gli è veramente successo, come in tutte le situazioni. E in effetti, quando uno scrive, pensate a fare un diario, se vi venisse chiesto di scrivere la vostra esperienza, anche a voi, la vostra esperienza con la matematica, chi scrive tende a esplicitare gli eventi e le osservazioni che ora ritiene più importanti, capite? Per forza. E la cosa più interessante è che questi eventi del passato tenderà a cucirli uno all'altro, introducendo dei nessi fra uno e l'altro che lui stesso percepisce come causali, ma non in senso logico, in senso narrativo, quindi in senso morale, sociale, psicologico. Ora lo vedrete con qualche esempio di temi. Non so se non è chiaro qualche cosa, ditemelo. Allora,
entriamo nel merito, la varietà dei temi. Si va da temi estremamente sintetici, perché poi non tutti i ragazzi amano scrivere, anzi la maggior parte no, e non tutti sono capaci di scrivere. Quindi temi sintetici tipo questo che io volevo attaccare al Dipartimento. La matematica seconda primaria, quel 2P vuol dire seconda primaria. La matematica è utile, ma bisogna dedicarle tutta la propria infanzia, e questo mi pesa molto. Ve le immaginate come è scritta al Dipartimento di Matematica? Sarebbe bello. Quindi le sigle sono di questo tipo, quindi la classe e poi... Questo non è sempre stato bello, questo è tutto il tema, non è sempre stato bello, però mi piace fare la matematica. Quindi secondaria di primo grado, prima secondaria di primo grado. Anche questo è un tema. Io non ho mai avuto un buon rapporto con la matematica, non l'ho mai capita. Da temi appunto estremamente sintetici a temi lunghi, a vere e proprie storie. Devo dire che il primo tema che abbiamo raccolto tantissimi anni fa, non dico che Pietro non era ancora nato, ma insomma era parecchio giovane, è stato uno di queste storie che ci ha convinto, che mi ha convinto a continuare su questa strada. Ed è il tema di Giacomo, chi mi conosce, mi ha già sentito, conosce anche Giacomo. Prima media, allora si chiamava prima media. Tra l'altro l'insegnante di Giacomo, lavoravamo con qualche collega insegnante con cui avevamo costituito un gruppo di ricerca, quindi erano pochi i temi che avevamo raccolto, però appunto il tema di Giacomo ci ha convinto ad andare avanti. Allora, mi ricordo vagamente della mia maestra di aritmetica di prima, in seconda ricordo una signora anziana che andò subito in pensione. Era nervosa, con un tic continuo alle spalle, spesso urlava e a volte ci prendeva per un orecchio. Approfitto per dire che non sono corretti i temi, quindi li vedete scritti così. Cioè, quindi questo bimbo scrive in modo incredibile. Ho presente invece molto bene la mia maestra dalla terza alla quinta. Si chiama Elena, è alta e magra, ma aveva una natura pessimista, da pessimismo leopardiano. Ad esempio, verso Pasqua ci faceva fare dei problemi sulle uova con delle situazioni dove tanti pulcini morivano prima di nascere. Domandava: quanti nasceranno vivi? A me passava la voglia di saperlo. Secondo me era troppo formale, teneva molto alla disciplina e pretendeva che chiedessimo il permesso per andare a buttare la carta nel cestino e rispettassimo la fila, buoni e zitti, per farle correggere i quaderni. Noi eravamo vivaci, lei diceva: io parlo, parlo, ma a voi? E concludeva con un gesto della mano strusciata sotto il mento, che voleva dire: non ve ne importa niente. Guardate l'uso dei puntini, della punteggiatura, è incredibile. Ma a me quello che seccava più di tutto era il continuo ripetermi che avevo fatto la primina, come la chiamava lei, come se fosse una colpa. Io mi sentivo a disagio con i miei compagni. Come mai hai fatto la primina? Vedi Giacomo, questo ti è mancato, questo è perché non hai fatto la prima normale. Infatti, quando quest'anno sono andato a trovare le mie maestre, lei me lo ha ridetto. Però Elena mi sorprese quando un giorno la incontrai a Scherma, dove c'è anche suo figlio. Mi sembrò un'amica che mi volesse bene, mi lodò per la mia intelligenza, mi incoraggiò. Mi disse anche che ero bello e che avevo degli ottimi genitori, guardate le virgolette, e che senz'altro avrei avuto buoni risultati negli studi. Poi a scuola non mi disse mai più nulla di queste cose, le lezioni di matematica me le ricordo un po' tristi. Elena spiegava con le spalle girate alla classe, riempiva la lavagna e parlava con quel tono di voce monotono. In quinta si ammalò, ma venne sempre a scuola ugualmente perché disse che voleva portarci fino in fondo. Ora sono in prima media e la professoressa di matematica è brava, simpatica, specialmente quando ci fa scienza. Ma la vorrei più incoraggiante nei miei confronti. Penso che il mio rapporto con la matematica sia stato sempre buio e tenebroso. Non ho mai avuto la padronanza nella materia. Fin dai primi tempi delle elementari mi sentivo incerto. Anche se una cosa la sapevo, mi sorgevano un sacco di dubbi. Ecco, io non so il perché della matematica, perché quello schema, quel procedimento, non un altro. Perché, come dice il mio babbo, nell'aritmetica non si inventa. Io a volte invento e sbaglio. Vorrei proprio sapere i motivi, le cause, perché così mi sembrano tutte regole astratte, appiccicate qua e là. Ora, temi così, non solo come correttezza, ma anche come ricchezza, ricchezza anche di informazione che dà. Guardate l'ultima frase, potentissima, ne troverete pochi. Però capite, vi dà l'idea delle potenzialità di uno strumento di questo genere per capire che cosa pensa, che cosa sente il ragazzino, come ha interpretato la sua esperienza con la matematica fino a quel momento. Okay?
Vabbè, allora, ora in generale il problema che ci interessa qui è come viene descritto nei temi il rapporto con la matematica. Sono 1800, chiaramente non si tratta di andarli a vedere singolarmente, ma capire se ci sono delle dimensioni cui questi temi fanno riferimento più frequentemente. In effetti è così. Una delle espressioni più usate è: la matematica mi piace o non mi piace. La maggior parte dei temi comincia così e molti si concludono così. E questo ha a che fare con l'aspetto emozionale. Non è l'unica espressione che fa riferimento alle emozioni nei temi, ci sono anche espressioni più forti. Matematica la odio, scritto così: quando faccio la matematica sono felice, certe volte ho un po' paura, spesso se non sempre mi sentivo frustrato, quando faccio matematica sono più contento. Quindi lo studente parla anche di altre emozioni. Ma la cosa che qui ci interessa di più è che quando lo studente scrive mi piace o non mi piace, sempre, o quasi sempre, spiega perché, motiva perché mi piace. Quei nessi cuciti che si diceva prima, no? Cuce quello che dice attraverso dei nessi, dei rapporti di causa-effetto. Ed è interessante in particolare il fatto che in genere mi piace, non mi piace, perché la matematica è, in questo modo lo studente descrive come è fatta per lui la matematica, e quindi diciamo in questo modo il tema ci dà delle informazioni sulla visione della matematica che ha lo studente. E qui naturalmente si trovano situazioni diverse, situazioni di questo tipo: imparare le cose a memoria, a parte qualche formula, non mi è mai piaciuto, e questa materia insieme alla fisica mi offrono motivo di ragionamento e di discussione. Mi piace perché è una materia dove bisogna ragionare, se non lo fai diventa difficile e molto faticosa, per non dire impossibile. Questa è una materia dove bisogna prima capire il problema, cosa chiede e dove vuole arrivare. Terza secondaria di secondo grado. D'altra parte, sin dall'elementare non mi era mai piaciuta. Fare calcoli era una noia mortale, ma almeno andavo bene in matematica. Invece adesso che sono alle medie il mio voto si è abbassato notevolmente. Forse perché alle elementari si eseguivano molti problemi, alle medie più espressioni, poi sono cambiate anche le insegnanti. Alle medie una brava professoressa che dà una buona dose di lezione e dà delle regole da imparare a memoria. Io non ho una memoria di ferro e queste regole sono fondamentali per risolvere gli esercizi. Viene da chiedersi se è la stessa matematica di cui parlano questi due studenti. Okay? Da una parte formule da ricordare, esercizi, prodotti, diciamo. Dall'altra parte ragionamenti, riflettere, pensare, problemi, processi, diciamo. Quella che Schemp, che è stato ricercatore didattica, Luna chiama matematica strumentale, quindi è matematica vista come un insieme di regole da memorizzare e da applicare. E l'altra, che sempre Schemp chiama matematica relazionale, cioè la matematica vista come un insieme di relazioni, dove le relazioni sono essenzialmente costituite dai perché che legano i vari fatti matematici. Allora, Schemp dice lui stesso, l'avvocato del diavolo, dice la matematica dei matematici è la matematica relazionale, senz'altro. Però com'è che a scuola molto spesso si privilegia la matematica di tipo strumentale? E lui dice, in un certo senso la matematica strumentale è più facile da insegnare, perché devo dire semplicemente, non devo preoccuparmi dei perché, i risultati sono più immediati e più evidenti, richiede meno conoscenze tutto sommato, però la matematica relazionale si adatta meglio a nuovi compiti, diciamo ora con le parole di oggi diremmo è la matematica che caratterizza le competenze. È più facile da ricordare, proprio perché il ragionamento viene privilegiato, e di fatto è più efficace. Quindi mi piace o non mi piace è spesso agganciato alla visione della matematica che lo studente ha. Però c'è un altro perché. Vi viene in mente quale può essere? Quando lo studente dice mi piace o non mi piace, perché? Perché mi riesce o non mi riesce. E qui è molto interessante, perché addirittura nei temi, cioè questo rapporto fra il mi piace e mi riesce, il non mi piace e mi riesce, è talmente forte che nei temi, in alcuni temi, viene usato come sinonimo mi piace con mi riesce e non mi piace con non mi riesce. Cioè c'è uno scivolamento, vi faccio vedere. Sin dall'elementare mi ricordo quando la maestra ci faceva fare le numerazioni per 2, 3, 6, 9 fino a 800, 900 le odiavo. Quindi qui sta dicendo non mi piace per niente.
Poi ho cambiato scuola e ho iniziato a odiarla ancora di più per l'espressione, siamo sempre su non mi piace. Per non parlare delle medie, ho cambiato 4 insegnanti in 3 anni di scuola e quindi se prima non ci capivo niente, adesso ci capisco proprio 0. Vedete, c'è questa continuità, per non parlare, come se parlasse della stessa cosa, in realtà prima sta parlando del non mi piace e poi del non mi riesce, ma è come se per lui fosse la stessa cosa. Per me la matematica a volte è un po' difficile, altre di meno, perché le divisioni a 3 cifre sono un po' noiose, quasi sempre mi ci perdo dentro e non capisco più cosa bisogna fare, quindi sta parlando del non mi riesce. Invece per le prove di verifica sui problemi, sulle prove di logica, mi piacciono di più e anche l'espressione. Vedete, qui c'è lo scivolamento all'inverso. E è interessante, sicuramente è già stato detto prima, il discorso di riuscire, la percezione di riuscire o comunque di poter riuscire è estremamente importante, però emerge dai temi che il significato che gli studenti attribuiscono alla parola riuscire è molto vario, perché per alcuni il riuscire viene semplicemente identificato con l'ottenere buoni voti, con il rendimento. Allora in quel caso è l'insegnante che detiene, diciamo, che decide il successo dello studente, no? Cioè, se mi riporta il compito ho fatto bene, ho avuto successo, finché non mi riporta il compito non so se ho avuto successo. E per altri invece è identificato col capire, e il capire, o almeno la percezione di capire, è lo studente stesso che ce l'ha, quindi è già diversa questo modo di concepire e riuscire. Appunto, nel caso dei buoni voti è l'insegnante che sancisce il successo, nel caso del capire è l'allievo che riconosce il proprio successo, okay? Ma anche il capire può avere significati diversi per gli studenti, in realtà per gli studenti e per l'insegnante, perché così come possiamo parlare di una matematica strumentale o di una matematica relazionale, c'è anche un capire strumentale e un capire relazionale. Anche qui faccio un esempio. Ora sono in seconda e con la professoressa ho frequentato il corso di recupero. Ho partecipato alle lezioni e un po' ho capito, però dopo mi dimentico il meccanismo. Quindi si capisce, per lui capire vuol dire sapere come si fa, okay? Non perché si fa così. E quindi poi mi dimentico il meccanismo. D'altra parte, fino alle medie la matematica mi è sempre riuscita perché ho sempre capito i ragionamenti, perché anche alle medie si faceva più teoria e i tempi per capire un argomento erano più lunghi di quanto non siano stati quelli di questo anno scolastico. Seguendo di più il libro di teoria mi trovavo meglio a studiare anche per i compiti. C'è un'idea di capire di questi due ragazzi che è completamente diversa. E, appunto, in un caso ricordarsi le regole e saperle applicare, nell'altro essere consapevoli dei collegamenti e dei perché. E in effetti molto spesso l'insegnante ha, come dire, una visione relazionale della matematica, e quando l'insegnante chiede, quando chiediamo agli studenti hai capito, noi intendiamo in un certo modo, in senso relazionale, e i ragazzi ci chiedono sì, ho capito, si fa così. Cioè, quindi ci rispondono dando un significato diverso alla stessa parola. E, tant'è vero che Schemp dice che è un falso amico la parola capire per gli studenti o per gli insegnanti, perché in realtà ha significati diversi. Quindi capire che può essere strumentale e relazionale. Allora, l'allievo può aver costruito, naturalmente, che non nasce con una visione strumentale, una visione relazionale, la costruisce interpretando l'esperienza scolastica. L'allievo può avere una visione strumentale o relazionale, però anche l'insegnante può avere una visione strumentale o relazionale. Non è detto che l'insegnante abbia una visione relazionale, o comunque non è detto che l'insegnante, a prescindere dalla visione che ha personalmente, proponga una matematica di tipo relazionale, anche se c'è una visione relazionale. E anche qui il buco nero è sempre la valutazione, no? Cioè, di fronte alla valutazione molto spesso caliamo, come dire, gli obiettivi e ci accontentiamo di qualche cosa di meno, quindi dell'applicare le regole, dell'avere risultati giusti invece che perché, eccetera eccetera. In genere, diciamo, l'insegnante ha una visione di tipo relazionale, l'allievo di tipo strumentale, ma può anche capitare che l'allievo abbia una visione relazionale e l'insegnante una strumentale. Altro tema,
ora me la cavicchio, ma non perché riesco a ragionare sulle formule, ma perché le applico e basta. Sono sicura che se dovessi fare un compito con dei perché sulle formule, non sarei in grado nemmeno di scrivere una parola. Andando avanti per la mia strada, le equazioni di primo grado, quelle di secondo grado, i radicali, nel campo del turismo non servono. Ma queste cose le facciamo per imparare a ragionare, giusto? Ma se io le faccio perché so le regole ma non le capisco, a cosa mi servono? Ci sono persone che passano la loro vita a studiare la matematica, ma io mi chiedo come facciano. Se potessi, la matematica sarebbe una materia che smetterei di studiare, visto che la odio. Penso che questo sentimento dipenda dal fatto che il mio studio è stato sempre di tipo mnemonico, meccanico, senza la preoccupazione di capire veramente l'esercizio che dovevo svolgere. Colpa mia o degli insegnanti? Ma anche Giacomo, quando dice in fondo vorrei proprio sapere i motivi, le cause, perché così mi sembrano tutte regole astratte appiccicate qua e là. Tutto sommato, Giacomo mostra di avere di per sé una visione relazionale che in qualche senso sembra repressa dall'insegnamento che ha ricevuto. Cioè nessuno gli ha mai detto perché, e lui è rimasto con questo dubbio di essere lui a non capire. Quindi, concludendo... come viene descritto nei temi il rapporto con la matematica? Di fatto in tutti i temi si fa riferimento a tre dimensioni. Sicuramente la dimensione emozionale, cioè l'emozione associata alla matematica, in particolare mi piace o non mi piace. Ma emerge anche la visione della matematica che ha costruito lo studente e quello che possiamo chiamare il senso di autoefficacia, cioè la convinzione di poter riuscire attraverso il non mi riesce o non mi può riuscire perché eccetera eccetera. Quindi il rapporto con la matematica nei temi è descritto da queste espressioni che sono collegate da nessi di causalità col perché, e quindi possiamo dire che in realtà ho semplicemente spostato l'ordine, queste espressioni sono tutte legate fra di loro, perché poi la matematica mi piace perché non mi riesce, ma non mi riesce perché eccetera eccetera, diventa tutto appunto tutte dimensioni collegate. Quindi questo suggerisce di vedere, di caratterizzare l'atteggiamento verso la matematica attraverso queste tre dimensioni con cui i ragazzi descrivono il loro rapporto, quindi la disposizione emozionale, diciamo, cioè le emozioni che gli studenti associano alla matematica, la visione della matematica che gli allievi hanno costruito fino a quel momento e quello che abbiamo chiamato senso di autoefficacia. Okay? Quindi l'atteggiamento come qualche cosa in cui intervengono tre dimensioni. Tre dimensioni che interagiscono profondamente. Allora, a questo punto qui, parlare di atteggiamento positivo o negativo, semplicemente, sembra un po' riduttivo. E invece, siccome ci sono diverse dimensioni, sembra più corretto parlare di profili di atteggiamento negativo. Mi spiego meglio. Mi piace, non mi piace... Certo, queste due possibilità. E sto già semplificando, perché in realtà le emozioni negative possono essere non mi piace, non mi piace, ma mi fa arrabbiare, sono frustrato, eccetera, eccetera. Quindi già semplificando ottengo due possibilità. Per ognuna di queste lo studente può avere una visione relazionale oppure una visione strumentale. Ma poi può pensare di riuscire o non riuscire. Quindi teoricamente, avendo tre dimensioni, pur semplificando la situazione, ho esattamente 8 profili diversi di atteggiamento. L'unico positivo, in fondo, è quello in cui tutte le dimensioni sono positive, in cui la matematica piace, lo studente ha una visione relazionale e pensa di poter riuscire. Okay? La cosa interessante che è venuta fuori da 1800 temi è che questa combinazione, quindi visione relazionale, percezione di poter riuscire e non mi piace, non c'è in nessuno dei 1800 temi. Capite? Questo ce la dice lunga sul fatto che la disposizione emozionale è in realtà collegata alle altre dimensioni, e ci dice anche, secondo me, che un intervento dell'insegnante che abbia come unico obiettivo quello di far piacere di più la matematica è destinato all'insuccesso, secondo me, perché in genere si rischia di promuovere una visione strumentale e di far fare cose più semplici, appunto di tipo strumentale, per evitare che non piaccia. Ma appunto questa
questo fatto qui ci dice che se noi invece riusciamo a promuovere una visione relazionale e la convinzione di poter riuscire, poi di fatto la matematica piacerà. Quindi il lavoro importante da fare non è sul mi piace o non mi piace, quello sarà un valore aggiunto, una conseguenza del lavoro che facciamo, che dobbiamo fare invece su altre due dimensioni importanti: il senso di autoefficacia dello studente e la sua visione della matematica. È interessante che in questi temi emerge che gli studenti che raccontano una storia di difficoltà, soprattutto quelli un po' più grandi, hanno una visione strumentale, hanno una disposizione negativa e hanno uno scarso senso di autoefficacia. Quindi l'idea che le difficoltà effettivamente siano collegate a un atteggiamento negativo inteso in questo senso qui viene confermata. E le conseguenze di un atteggiamento negativo d'altra parte sono abbastanza naturali, perché sia nel caso di uno scarso senso di autoefficacia sia nel caso di una visione distorta della matematica, quello che ne consegue è che la matematica viene percepita come incontrollabile, che era qualcosa che è stato detto all'inizio quando abbiamo fatto quella prima riflessione. Cioè, sia che io mi senta negata, sia che io senta, magari io non sono negata, ma la matematica è fatta male, la matematica è fatta tutte di regole da ricordare, come si fa a controllarla? Cioè, giusto, gli insegnanti di matematica sono in grado di farlo, ok? Quindi, dicevo, in entrambi i casi, che peraltro interagiscono, perché spesso nello stesso studente sia uno scarso senso di autoefficacia sia una visione distorta, in entrambi i casi ne esce questa percezione di incontrollabilità. E allora io direi, in modo assolutamente razionale, lo studente decide di non pensare, perché quando qualcosa non riusciamo a controllarla, come quando dobbiamo prendere un biglietto per la lotteria, mica ci mettiamo a fare i calcoli e a pensare quale biglietto dobbiamo comprare, sappiamo che è incontrollabile, prendiamo un biglietto a caso. Quindi rinuncia a pensare e quindi o non risponde o risponde a caso, che sono comportamenti molto frequenti in classe, soprattutto in matematica, rispondere a caso. Mescolato, cioè, quando si gira fra i banchi si dice: ma perché hai fatto così? Dove ho sbagliato? No, è la risposta. Perché uno ha la percezione di aver dato una risposta così, dice, però sono disponibilissimo a cambiare, no? Non è che ci sia affezionato, per carità. Okay? Quello che possiamo chiamare in particolare un atteggiamento di fatalismo, perché tale è. Allora, c'è qualche riflessione su questo, perché diciamo la parte, come dire, teorico l'ho concluso, ora passerei ai materiali velocemente. C'è qualche, vi torna questo quadro? Allora, i materiali, perché tutte le volte abbiamo proposto dei materiali, delle strategie, sono da un lato dei materiali per riconoscere il profilo di un allievo, cioè l'atteggiamento verso la matematica, perché questo sarà il primo nodo. Certamente l'osservazione quotidiana in classe è importante, mi costruisco delle idee eccetera, però se ho anche degli strumenti in più, tanto meglio. E poi un possibile percorso per recuperare un atteggiamento positivo verso la matematica. Vediamo i materiali per riconoscere il profilo di un allievo. Per esempio il tema. Il tema è interessante perché mi permette di conoscere tutta la storia dello studente. Come dicevo prima, è importante che non sia assegnato dall'insegnante di matematica. Se viene utilizzato, noi qui stiamo parlando di contesto di recupero, però è chiaro che all'inizio dell'anno può essere assegnato a tutta la classe, soprattutto nei momenti di raccordo, quindi prima media, prima superiore. Però poi l'insegnante lo può riproporre più avanti, l'anno dopo, due anni dopo, eccetera, per vedere se è successo qualche cosa, se si è modificato. Certamente, come avete visto anche dall'esempio che ho fatto all'inizio, le informazioni che si possono ricavare dal tema variano moltissimo da studente a studente, dalla sua voglia di mettersi in gioco, dalla sua capacità di scrivere, dalla sua voglia di scrivere, eccetera. Altri strumenti, un questionario molto sintetico. Il tema è completamente aperto, quindi il bello del tema è che lo studente dice quello che per lui è più importante, quindi non solo abbiamo informazione sulla sua storia, ma abbiamo anche informazione su quello che lui ritiene più importante da dire.
Invece il questionario è molto sintetico, con delle domande che sono le stesse per tutti, naturalmente da un lato forza l'allievo a dirci le cose che ci interessano, però non ci dice nulla su cosa per lui è più importante. Per esempio, scegli un aggettivo, un'emozione per descrivere il tuo rapporto con la matematica. Perché hai scelto questo aggettivo e questa emozione? Questo è stato utilizzato da Lucia. Qual è stata la tua esperienza scolastica con la matematica, anche brevemente? E molto interessante, racconta un episodio particolarmente significativo che nel bene o nel male ha influito sul tuo rapporto con la matematica. Anche sono quelli che Brunner si è occupato molto di autobiografia, parla di punti di svolta, cioè a un certo punto succede qualche cosa e le cose vanno in modo diverso. Questo è molto sintetico e in effetti forza tutti a dare delle risposte, capito? Non è come il tema. Ma anche frasi da completare. Secondo me la matematica a scuola si insegna perché, ma mi piace di più quello dopo. La matematica mi piacerebbe di più se... oppure la matematica mi piacerebbe di meno se, perché qui viene fuori la visione della matematica che hanno, l'insegnante mi piacerebbe di più, di meno se, ma anche domande aperte a conclusione di un argomento più specifiche, mettiamo che io faccia questo piano cartesiano, alla fine cosa ti è piaciuto di più, cosa di meno e perché, perché soprattutto dal perché ci possono venire informazioni non solo su cosa lui ha recepito di quello che abbiamo spiegato eccetera, ma appunto quale convinzione su quel pezzo di matematica si sta costruendo, cosa ti è risultato più facile, cosa più difficile, perché anche qui possono venire fuori informazioni, per esempio se lui ha una visione di regole oppure no. E poi la cosa più diciamo complessa, un possibile percorso per recuperare un atteggiamento positivo verso la matematica, perché era quello a cui volevamo arrivare, cioè l'idea era cerchiamo di rendere più operativa la diagnosi di atteggiamento negativo in modo che ci dia delle indicazioni per il recupero. Guardate, questo tipo di lavoro in genere non si fa, cioè lavorare sull'atteggiamento negativo in modo esplicito. E allora riprendiamo la nostra caratterizzazione di atteggiamento, quindi visione della matematica, senso di autoefficacia, disposizione emozionale. Allora, capite, non ci concentriamo per quello che ho detto prima sul mi piace e non mi piace, sarà come dire la ricaduta di un lavoro fatto sulle altre due dimensioni, ma supponiamo che io abbia uno studente che secondo me, anche attraverso gli strumenti di osservazione che ho presentato prima, secondo me ha una visione distorta della matematica. Quale tipo di attività può far qualche cosa su questa visione distorta? È chiaro tra l'altro che quello che dico vale sia per un recupero nel caso di ragazzini con difficoltà, ma vale, e secondo me direi soprattutto a livello di prevenzione, perché insomma tutto sommato è possibile prevenire un atteggiamento negativo se si fa attenzione a certi aspetti. Quindi, come dire, è importante che l'insegnante stia attento alla visione della matematica che sta facendo costruire in classe, magari non consapevolmente, non volutamente. Allora, è opportuno privilegiare attività che permettano una varietà di approcci, di strategie e possibilmente di soluzione, perché alla visione, diciamo, strumentale della matematica, la visione che possiamo definire distorta della matematica, è associata all'idea che ogni problema ha un'unica soluzione, no? O tu trovi quella soluzione, è inutile che tu ti stia a cervellare perché non è possibile. Quindi trovare attività e problemi che invece permettano sia approcci diversi, addirittura per cui siano possibili soluzioni diverse, può far molto in questo senso, che ovviamente mettano in evidenza la potenza del ragionamento rispetto alla memoria, che favoriscano l'argomentazione, in particolare che facciano percepire all'allievo la potenza del ragionamento matematico, ma anche l'importanza di poter disporre di un linguaggio in grado di sostenere tale ragionamento. La visione distorta della matematica, la visione strumentale, spesso associata a una visione del linguaggio matematico altrettanto distorto, come qualche cosa assolutamente inutile, criptico, che bisogna utilizzare per contentare l'insegnante, ma che in realtà non serve assolutamente a niente. E invece
se favoriamo attività in cui lo studente stesso si rende conto che gli serve un linguaggio di un certo tipo per andare avanti, per sostenere il proprio ragionamento, questo può fare la differenza. Anche, io non sono una fissata sull'utilità della matematica in senso di collegamento con la realtà più, come dire, più concreta, però indubbiamente attività che mostrino come conoscenze, abilità di matematica possono essere utili per affrontare e risolvere questioni della vita reale. In genere solo di questo si parla, però non c'è dubbio che sia importante. Ma anche, secondo me, che prevedano in modo naturale il controllo delle soluzioni trovate e quindi permettano all'allievo di riconoscere da sé eventuali errori, perché la visione distorta della matematica è associata a un'idea di errore come qualcosa di negativo assolutamente da evitare. Quindi, secondo me, riuscire a superare una visione distorta comporta anche un lavoro sull'errore, che passa dall'essere un indicatore di fallimento di qualcosa che non va a un momento inevitabile nella risoluzione di un problema, per esempio. E è importante che lo studente abbia la possibilità, e a seconda di come sono fatti i problemi e le attività, è possibile che lo studente si renda conto da solo che le cose non funzionano e quindi sia spinto a tornare indietro, invece che sia l'insegnante a dire no, hai sbagliato. Che permettano all'allievo di cogliere i diversi perché dei fatti matematici e quindi, per esempio, di diventare consapevole delle differenze fra convenzioni, definizioni, teoremi, eccetera. In particolare che mettano in luce i perché delle conoscenze di base, perché in fondo l'atteggiamento negativo si costruisce abbastanza presto, no? Sono le conoscenze di base che lo studente in genere, tipicamente l'aritmetica, che lo studente percepisce, secondo me, spesso come sabbie mobili, perché l'aritmetica si insegna in modo esclusivamente operativo in genere alla scuola primaria, si continua tutto sommato a insegnare in modo operativo alla secondaria di primo grado. Pensate a tutta la parte sulla divisibilità, la parte sulla divisibilità molto spesso nei libri di testo diventa esclusivamente la scomposizione in fattori primi, cioè qualche cosa che bisogna imparare a fare per poi poter fare altre cose, tipo appunto scomporre in fattori primi, trovare massimo comune divisore, no? Eccetera, eccetera. E quindi l'aritmetica, poi alle superiori figuriamoci, ci sono 10.000 cose da fare, è difficilissimo che un insegnante delle superiori torni con una riflessione più profonda sull'aritmetica. Invece, secondo me, sarebbe importantissimo questa riflessione fatta sia alla primaria che alla secondaria di primo grado che alla secondaria di secondo grado. E questo essere, invece, questo non capire, non conoscere i perché delle cose di base, no? Da perché meno per meno fa più, a perché la moltiplicazione si esegue, no? Secondo me dà allo studente la percezione di essere sulle sabbie mobili, giusto appunto, ma non solo, su queste sabbie mobili, che sono le famose basi, poi gli si chiede di fare il triplo salto ritornato carpiato, cioè capite, non è che gli si chiede di star lì fermo, no, gli si chiede poi di fare cose molto più complesse. E inoltre possono essere utili, a mio parere, anche le attività che abbiamo descritto quando si parlava di metodo di studio, perché di fatto quelle, vi ricordate, quelle riflessioni sulle dimostrazioni, sulle definizioni, eccetera, sono collegate al discorso dei perché della matematica vista come disciplina teorica e quindi come insieme di relazioni. Per superare un basso senso di autoefficacia, naturalmente quello è un elenco, magari vi vengono in mente altre cose. Beh, sicuramente attività che permettano all'allievo di provare esperienze di successo, questo non c'è minimo dubbio. In particolare che permettano, secondo me, di valorizzare i ragionamenti parziali, perché in genere o sì o no, o rispondi giusto o non hai risposto, e allora lo studente che è in difficoltà risponde sbagliato o non risponde. E si perde tutto quello che sta nel mezzo fra il sì e il no, fra l'obiettivo raggiunto e l'obiettivo non raggiunto. E invece, secondo me, è importantissimo riuscire a far questo con i ragazzini che sentono di non riuscire. Quindi riuscire a valorizzare i ragionamenti parziali, però dipende anche dal problema e dall'attività. Non tutti hanno le stesse caratteristiche. Ancora una volta, che favoriscano l'argomentazione.
sicuramente che richiedano pochi prerequisiti a livello di conoscenze matematiche, o che almeno secondo lo studente richiedano pochi prerequisiti, perché nel momento in cui ha l'impressione che si debbano avere dei prerequisiti, come è già stato detto all'inizio, si blocca subito e dice tanto è inutile che io ci provi perché io non sono capace in matematica. Se invece, come dire, la matematica è un po' offuscata, almeno la matematica scolastica, uno almeno può tentare. Appunto, meglio ancora se nella loro formulazione non richiamano la matematica scolastica, in modo da non bloccare a priori l'investimento di risorse di chi è convinto a priori di non poter aver successo. Anche qui che permettano approcci risolutivi diversi, cioè ci sono dei problemi che sono di geometria che permettono un approccio teorico, ma permettono un approccio operativo, che so, di ritagliare figure, di piegarle, eccetera, eccetera. Quindi è importante che permettano approcci risolutivi diversi, per un motivo diverso da quello per cui è importante per la visione della matematica, per il fatto che i ragazzi sono diversi, hanno caratteristiche diverse, eccetera, e permettere approcci risolutivi diversi vuol dire che il problema di fatto è più inclusivo. Anche qui che prevedano in modo naturale il controllo delle soluzioni trovate e quindi permettano all'allievo di riconoscere da sé eventuali errori. Anche per il senso di autoefficacia è molto diverso riuscire a correggersi da soli rispetto a sentirsi dire hai sbagliato, hai fatto male, hai fatto un errore, capito? Che permettano sicuramente di acquisire sicurezza nelle conoscenze e abilità di base. Ancora una volta, se volete, l'aritmetica o la geometria, io francamente penso soprattutto all'aritmetica, cioè se io riesco a convincere lo studente che in fondo l'aritmetica la sa, beh, questo può fare la differenza anche per le parti future. Inoltre anche qui secondo me possono essere utili attività finalizzate ad acquisire un metodo di studio adeguato anche per il senso di autoefficacia. Strategie potenti, potentissime, sono in questo senso il problem solving e la didattica laboratoriale. Problem solving inteso come attività di risoluzione di problemi che siano veramente problemi e non esercizi, e la didattica laboratoriale sappiamo cos'è a questo punto. Perché? Per quanto riguarda la visione distorta, si combatte appunto con attività che valorizzano i processi tipici del far matematica, che sono al centro del problem solving della didattica laboratoriale. Porsi problemi, esplorare, scoprire, congetturare, argomentare. Cioè se lo studente prova questo tipo di processi, questo tipo di attività, non si può costruire una visione di matematica fatta di regole, capito? E lavorare con veri problemi appunto aiuta a smontare l'idea che matematica è quello che conta, ricordarsi le regole, perché il problema è caratterizzato proprio dal fatto che non conosco a priori una procedura da applicare per raggiungere l'obiettivo, quindi è esattamente l'antitesi delle regole il problema. Per quanto riguarda il senso di autoefficacia, nel problem solving c'è uno spostamento di attenzione dai prodotti, cioè dal risultato giusto, ai processi, cioè al ragionamento, capite? E beh, questo secondo me è importante anche per il senso di autoefficacia, perché molti ragazzi che hanno costruito uno scarso senso di autoefficacia l'hanno costruito anche perché identificano il successo col dare risposte corrette velocemente, ok? E quindi questo spostamento di attenzione dalle risposte corrette e dalla velocità invece a ragionamenti con i tempi che servono può smontare questa idea di successo e quindi di conseguenza il senso di autoefficacia. E anche la richiesta di argomentare è importante, chiedere sempre come hai ragionato, perché anche questa contribuisce a superare una visione della matematica in cui il successo è identificato con il risultato giusto. In matematica il risultato giusto, la risposta giusta, non accompagnata da un'argomentazione corretta, non vale assolutamente niente. E quindi anche aiuta a valorizzare ragionamenti che sono forti, validi, anche se incompleti, anche se non portano alla soluzione. Ok? Per quanto riguarda la didattica laboratoriale, è l'ambiente di apprendimento tipico della didattica laboratoriale, che è diverso dalla lezione frontale in classe. È un ambiente che dà spazio a tutti gli studenti, ma anche, siccome insiste molto sul lavoro collaborativo, al confronto fra studenti. E capite, nel momento in cui io faccio veramente didattica laboratoriale e poi confronto quello che è stato fatto, per esempio, dai diversi gruppi, nel confronto vengono fuori strategie diverse,
E ancora una volta, se lo studente vede che lo stesso problema, la stessa attività, eccetera, può essere affrontata in modi diversi, tanto che i compagni l'hanno affrontata in modo diverso, questo aiuta a scardinare un'idea di matematica come fatta di un solo modo per risolvere le cose, quello che si ottiene applicando le regole. Per il senso di autoefficacia, sicuramente i tempi più distesi sono importanti, appunto l'attenzione sul compito più che sul risultato, ma anche il lavoro collaborativo sono importanti per il senso di autoefficacia. E poi il lavoro a gruppi tipico della didattica laboratoriale. Poi si tratta di capire come formare i gruppi, no? Perché anche lì non bisogna essere talebani, a seconda dell'obiettivo che ho può essere che mi servano gruppi più piccoli, in genere i gruppi piccoli sono meglio, ma insomma gruppi addirittura di coppia, no? A due. Può essere che privilegio gruppi omogenei o invece eterogenei, dipende un pochino dall'obiettivo che ho. E appunto il lavoro a gruppi è importante, non solo perché il ragazzino da solo si sente in una rete protetta di altri che lavorano sullo stesso obiettivo, ma anche per la visione della matematica, perché molto spesso i ragazzini costruiscono l'idea della matematica come una disciplina che si deve fare assolutamente da soli, no? Il famoso non copiare, fai da te, eccetera, poi diventa una specie di ossessione, cioè la matematica è qualcosa che va fatta da soli. Non è così, la matematica è stata costruita attraverso anche l'interazione e la collaborazione fra persone e menti diverse, ok? Quindi, definitiva, secondo me, per recuperare un atteggiamento negativo è estremamente importante una metodologia che appunto valorizzi il ruolo, ripensi il ruolo dell'errore, accetti l'errore come momento inevitabile e importante, ma anche che valorizzi il tempo, cioè che dia tempi più distesi. Appunto, l'importante è scardinare l'idea, che è pericolosissima sia per la visione della matematica sia per il senso di autoefficacia, che il successo consiste nel dare velocemente la risposta giusta. E questo messaggio noi, anche non volendo, lo passiamo nella pratica didattica, lo passiamo, no? Perché quando diciamo, e lo diciamo naturalmente solo a quello bravo, è già finito bravo, no? Perché se finisce presto uno che secondo noi non è bravo, diciamo torna al tuo posto e rileggi tutto, no? Quindi, però passiamo il messaggio che quello bravo che consegna velocemente, cioè, è bravo proprio perché consegna velocemente e per di più ha fatto tutto giusto. Dopodiché, quando diciamo la matematica serve, ma perché si insegna matematica, perché dobbiamo studiare per forza matematica, perché insegna a riflettere, e beh, rischia di diventare uno slogan un po' vuoto, perché la riflessione richiede tempo. Quindi se io penso che invece l'importante è finire presto, dove sta la riflessione? Cioè sembra quasi un automatismo, no? A domanda rispondi velocemente e giusto, e se no non c'è più possibilità. Quindi, come dire, al di là di un lavoro specifico sull'atteggiamento tipo quello che ho descritto, però capite che queste sono riflessioni molto generali, cioè che mettono un pochino in discussione una certa pratica didattica o comunque, come dire, suggeriscono una certa attenzione ad aspetti che a volte sottovalutiamo. E certamente l'idea di successo così è responsabile della paura di sbagliare, è la paura di sbagliare che poi blocca i ragazzi, no? E quindi recuperare in definitiva il ruolo positivo dell'errore del tempo permette di passare un'idea sicuramente più realistica, perché la matematica è così, non è quell'altra, ma anche più umana, se volete, della matematica. E quindi anche di convincere l'allievo a investire risorse, perché non deve aver paura di sbagliare e non deve arrendersi alle prime difficoltà, che sono state le cose che sono state dette all'inizio, no? Appunto, per riuscire a far questo l'insegnante deve lasciare agli allievi il tempo e la possibilità di correggersi senza intervenire immediatamente davanti a un errore. E questa è una grossa fatica, perché molto spesso pensiamo di essere pagati per correggere gli errori, no? Pensiamo che il nostro ruolo consista in quello. Quindi è veramente un cambiamento di atteggiamento da parte dell'insegnante, secondo me, questo. Mi ricordo una volta, avevo fatto un corso sul raccordo scuola superiore università, si ragionava un po' di queste cose e un insegnante mi disse: ma io non ce la faccio,
cioè non ce la faccio, quando gli studenti sbagliano io non ce la faccio a non dirgli che hanno sbagliato, dico ma li fa lavorare a gruppi, gira, non c'è bisogno glielo dica, può fare delle domande tipo non sei arrivato alla conclusione, a che punto sei eccetera, no, dice, ma io se vedo che hanno sbagliato non ce la faccio. Ed era un corso intensivo. Il giorno dopo, qualche giorno dopo, ritorna e mi dice ho capito come devo fare. Dico, cioè, e dico come deve fare? Esco. Era alle superiori, però un po' poteva fare, però era interessante perché era consapevole che questa, cioè, come sappiamo tutti, non solo per gli studenti, anche per noi, il primo punto dal punto di vista metacognitivo è la consapevolezza, no, di come siamo, delle nostre risorse. Il secondo è regolarci di conseguenza rispetto. Naturalmente non è detto che i comportamenti siano gli stessi, poi col tempo possono evolvere, però era interessante perché secondo me questa insegnante aveva riflettuto molto su di sé e aveva capito che per lei stare zitta di fronte a un errore era qualche cosa che lei sentiva come una negazione della propria professionalità a un certo punto. Però si era anche convinta che in fondo era quello che andava fatto, di tacere davanti all'errore. E quindi si era regolata di conseguenza. Ok, e a questo punto vi propongo un possibile percorso. Vi dico subito, in questo caso, sia per l'ora, sia per la densità di questa cosa, non entro nel merito delle attività che suggerisco, tanto sono tutte attività che trovate in rete, con calma, con tranquillità, potete andarle a leggere. Ce n'è una sola che manca e magari quell'unica che manca ve la metteremo a disposizione come materiale a sé. Allora, possibile percorso. Allora, diciamo, la notizia positiva è che, come avete visto, ci sono molte cose in comune fra le attività che fanno bene al senso di autoefficacia e quelle che fanno bene alla visione distorta. Quindi uno, se riesce a trovare attività che funzionano sia sull'una che su quell'altra, cioè, ovviamente minimizza le energie, eccetera. E se no, ci sono anche attività che funzionano bene solo con la visione distorta e altre attività solo col senso di autoefficacia. Ma ripeto, è facile trovarne alcune che lavorano su entrambe. Allora, il percorso è una piccola selezione di attività. Una prima attività, e così approfitto anche per richiamare l'attenzione su risorse disponibili in rete, è un'attività che tra l'altro ha pensato Lucia, che è l'insieme N e il gioco numerando, sull'attività appunto aritmetiche di base. La fonte è il piano PQM, qualcuno di voi lo conosce? Alzi la mano. Ora dunque non si trovano perché il server è malato. Da un annetto e mezzo non lo so, io me ne sono accorta non tanto tempo fa, io ho scritto a uno dell'Indire che conosco e mi ha detto che ci stanno lavorando, se da un anno e mezzo mi preoccupa un po', comunque ci stanno lavorando. Sì, no, perché tra l'altro allora il piano PQM è un vorrebbe dire qualità merito quel QM, e in teoria nasce solo per la scuola secondaria di primo grado, però dalla prima alla terza, ma ci sono attività che vanno benissimo per la secondaria e il secondo grado, attività che vanno benissimo per la scuola primaria. E sono descritte molto in dettaglio, c'è un formato che viene seguito per descrivere, eccetera, e quindi magari se sono attività distinte in fasi vengono descritte tutte le fasi, vengono allegati dei materiali, vengono suggerite prove di verifica, approfondimenti, eccetera. Secondo me era, purtroppo è durato poco, durato 2 o 3 anni, era un bel progetto, e tra l'altro potete trovare anche dei materiali di riflessione metodologici su questo. Il piano PQM è un piano che cioè, sia per l'italiano che per la matematica, però appunto ci sono anche riflessioni metodologiche a cavallo. Questo quanto? No, allora è successo qualche cosa nel frattempo, perché 20 giorni fa non funzionavano, però ripeto, sanno che non funziona e ci stanno lavorando.
E quest'altro, illusione ottiche sulle cose di base della geometria e anche sull'importanza del linguaggio. Quante persone in Piazza del Popolo per il concerto di Capodanno, invece lo trovate sempre su Scuola Valore Indire, che sarebbe risorse docenti, però fa parte di un altro piano, che è il piano Matabel. Chi conosce il piano Matabel alzi la mano, un po' di più. Il piano Matabel invece comincia dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado. In genere, a mio parere, le attività di Matabel sono un pochino più complesse di quelle PQM, però anche qui sono descritte con, cioè, nei dettagli. Il fatto che siano descritte nei dettagli permette una cosa importantissima, cioè il fatto che l'insegnante possa adattarla alle proprie esigenze, capite? E cosa che in genere va fatta. Difatti, si diceva con Lucia che molto spesso il motivo per cui, come dire, non vengono utilizzate è perché sembrano troppo difficili. Magari, per esempio, c'è scritto 8 ore di tempo, e uno diceva 8 ore di tempo non ce l'avrò mai, ma non importa, uno se la legge, e può essere che invece di fare, che so, 4 fasi, tutte e 4 fasi, ne faccia 1, 2, eccetera, con tempi diversi, no? Ok. Pane pensiero invece di razza, come dire, ed è una un problema a righe, no? Per chi ha seguito i corsi sui problemi a righe, qualcuno di voi lo conosce, e quindi è un problema, diciamo, presentato attraverso una narrazione, attraverso un testo narrativo, e anche questo, dal punto di vista delle difficoltà, nella nostra esperienza è un valore aggiunto, perché pensate a quanti studenti dicono: io sono bravo in italiano e in matematica non capisco niente, o addirittura in matematica non capisco niente perché sono bravo in italiano, no? Come se queste competenze fossero inconciliabili l'una con l'altra. E attraverso i problemi narrativi riusciamo ad avvicinare gli studenti che, viceversa, di fronte a un problema espresso in forma stereotipata, in genere molto sintetica, eccetera, si bloccano subito perché riconoscono la faccia del problema e appunto si bloccano. E d'altra parte è importante anche per convincere gli studenti che hanno una visione distorta del fatto che i problemi non sono fatti necessariamente in modo stereotipato, cioè l'importante è comprendere il testo e poi ricostruirsi la situazione, non identificare i numeri che ci sono e poi cercare di ricordarsi una formula che colleghi questi numeri. E poi, secondo me, in un piano per il lavoro sull'atteggiamento ci sta bene, per i motivi che ho detto prima, anche l'attività per lo studio di una definizione, perché fa capire come è fatta la matematica, di fatto, il lavoro sulle definizioni. Ok, tanto al solito queste le mando all'Elisa Guidi, e quindi poi ve le ritrovate. Mi sembra essere a un concerto con le cose che le... Ok. Non è che mi voglio fare pubblicità, perché però vi avevo parlato all'inizio della guida per insegnanti. In realtà, in modo del tutto inaspettato, perché non era previsto, la De Agostini ha deciso di pubblicare la guida per insegnanti, che avrebbe dato solo insieme a certi libri di testo, penso. Ha deciso improvvisamente, e tra l'altro senza dirmelo in un primo momento, di pubblicarla anche in una collana di formazione. E quindi, voglio dire, di fatto tutte le cose che abbiamo fatto e qualche cosa di più è presente in questo volumetto, che a questo punto ha una sua autonomia rispetto ai libri di testo. Anna Baccaglini Frank è una, attualmente è ricercatrice qui a Pisa, e compare perché l'ultimo capitolo è un percorso su un argomento specifico, che è quello, il concetto di funzione, pensato per la scuola superiore, ed è un percorso sul concetto di funzione fatto tenendo in considerazione tutte le riflessioni, diciamo così, dei capitoli precedenti. Ok? E direi che qui ci siamo. Ecco, la cosa era densa, c'è qualche osservazione su questo prima di passare velocemente alle altre cose e poi al break? Pensate si possa fare?
Cioè, pensate che questo tipo di caratterizzazione di atteggiamento possa dare qualche indicazione? Ma no, certo. Allora, io vi volevo dire alcune cose per me importanti, perché io ho presenti tutti questi riferimenti, tutti questi indicatori li ho sperimentati e ho sperimentato la sensazione di successo che non devono avere solo i ragazzi, perché fare un'esperienza di successo con la matematica è importante anche per l'insegnante. Per me lo è stata moltissimo quando io ho scoperto il problem solving e mi sono data tempo e ho dato tempo, ho scoperto veramente prima di tutto come i ragazzi si ponevano di fronte alle cose, li osservavo, li capivo meglio, mi hanno dato tante chiavi di lettura. E questa cosa non l'ho più abbandonata, perché a quel punto tu vedi che ci mettono davvero l'anima se il tempo glielo dai, che i problemi li affrontano tutti, li affrontano. Addirittura abbiamo fatto anche un percorso con ragazzi in difficoltà, con i problemi a righe, quel problema lì del pane e pensiero, per esempio, l'abbiamo sperimentato con i ragazzi stranieri ed è andato benissimo. E come quello poi ne abbiamo fatti altri, tutte riformulazioni che abbiamo fatto da testi che erano apparsi difficili, però lavorando sulla comprensione siamo riusciti a coinvolgere davvero tutti. Cioè, e quando i ragazzi vi prevengono, cioè quando uno c'ha una classe in cui qualcuno interviene per dire qualcosa, cioè per prevenire una domanda che tu avresti fatto, quella è veramente una sensazione di successo, perché dici allora li ho messi davvero sulla strada buona. Perché da soli vanno da soli. Ecco, io questa cosa l'ho sperimentata diverse volte, devo dire. E ho poi ho cercato alleanze. Quindi il problem solving è stata, diciamo, la prima porta che mi ha l'ingresso nella bolla mia, no? Nel mio rapporto, perché io non sono laureata in matematica, insegno nella scuola media, quindi la sensazione che era di inadeguatezza che provano i ragazzi, io l'ho provata subito all'inizio, cioè quando ho cominciato a insegnare, e quindi ho cercato di attrezzarmi, ho cercato di trovare il modo per. E l'ho trovato, ecco, il problem solving. E poi l'altra cosa è stato il ricercare alleanze, quindi alleanze all'interno del consiglio di classe, e poi da quando ho cominciato a lavorare nel comprensivo, alleanze con i maestri. Io questo ritengo che sia un prerequisito. Perché se uno comincia in prima elementare, in seconda, voglio dire, sono 5 anni in cui si prepara veramente un terreno fertile. A quel punto io ho visto, noi abbiamo visto delle argomentazioni, e l'abbiamo visto anche ieri, chi c'era ieri col professore Di Martino, delle argomentazioni che uno se le sogna nella scuola media, che vengono però da questo tipo di abitudini. E poi comunque diventa emozionante insegnare. Per esempio, quel questionario iniziale che ormai faccio sempre, quello semplice del tipo un aggettivo da abbinare alla matematica, è un'emozione. E sì, a volte viene odiosa, noiosa, a volte invece viene fuori impegnativa. A me piace tanto impegnativa, quando viene fuori la matematica è impegnativa, ma l'emozione è di soddisfazione, per esempio quando riesco a risolvere una cosa difficile, un problema, questo vuol dire che quello è già l'atteggiamento
diciamo, migliore. E magari lo dice proprio un ragazzino in difficoltà. Cioè, a me succede quello, di riscontrare queste cose, tutte queste sfumature, cioè le vedete se le cercate. Se non le cercate, io a volte trovo colleghi che mi dicono: ah, io non voglio sapere niente, li voglio scoprire strada facendo. Io sono dell'idea che più sappiamo, ecco perché il discorso con le medie, noi della scuola media siamo privilegiati in questo rispetto agli insegnanti della scuola superiore, perché questo, per esempio, è il primo corso. Dopo tanti anni io ho fatto delle cose, prima a Pontedera, poi qui a Pisa col Buonarroti, ma cose che non hanno avuto continuità. Incontri belli, incontri anche insieme, ti ricordi, con la professoressa lì al Buonarroti, ci siamo andati un anno, ho passato un po' di tempo, un anno, una decina di anni fa, però manca la continuità. Invece nella scuola dove io sono, la continuità la trovo e la costruisco. Quindi io sono 15 anni adesso che sono qui a Pisa e posso dire che si è messo in moto tutto un dialogo, una condivisione, una metodologia di lavoro che va però alimentata sempre, insomma, continuamente. Ma così era successo anche nella scuola dove ero precedente. Certo, qualcuno di voi vede ancora come un miraggio l'idea di avere una scuola dove lavorare a lungo, però vi capiterà sicuramente. Quindi ve lo dico in prospettiva, no? In prospettiva di investire nelle relazioni con gli altri, con i colleghi, oltre a con i ragazzi, quindi cercare tutte queste alleanze, quindi tutti, io ho sperimentato tutto questo e vi posso dire che veramente è stato per me utilissimo. E questo non vuol dire che uno poi non fallisce più e ha situazioni tutte di soddisfazione, no, assolutamente. Perché poi i contesti classe sono diversi, i colleghi sono diversi, però almeno avendoci questi riferimenti, uno intanto si sente già un pochino sostenuto su questo, le indicazioni sono perfettamente in linea, quindi uno ha i propri riferimenti e poi va avanti su quelli, va bene. Grazie Lucia, prego. Vabbè, allora. La domanda che magari è collegata anche a quello che ho detto. Io ho trovato difficile in classe, vista la differenza tra gli alunni, differenza fisica, vista la. No, io volevo dire, ho trovato difficile tentando di fare problem solving o attività di cooperative learning. Ci sono alunni che hanno, diciamo, preparazioni diverse, una capacità, cioè sono più veloci, ho trovato difficile farli lavorare, farli arrivare, cioè quello che è più bravo allora non lascia il tempo agli altri di arrivare alla conclusione. Questo, quindi io non so, io per, magari per chi ha avuto più esperienza sa suggerire un modo per, perché io ho trovato difficoltà a frenare quelli più bravi, perché se no li bloccano, è come se parlassi io e dicessi la soluzione. Sì, a me viene in mente, si parla di problem solving, secondo me il primo problem solving è quello dell'insegnante, cioè l'insegnante fa problem solving tutti i giorni, nel senso che non ha di fronte a degli esercizi, cioè non è che può dire vado in classe, faccio così e sicuramente succederà così, no, ha di fronte dei problemi. Essere consapevole del fatto di avere di fronte dei problemi, non degli esercizi, sposta un pochino anche la percezione di questi problemi, no? Quindi quello che dice lei è un problema. È un problema per l'insegnante, cioè la gestione dei tempi diversi dei ragazzi. E quindi va affrontato come un problema. Quali strategie posso mettere in atto per, visto che questo succede, per minimizzare i danni, no, di questa cosa? Sicuramente Lucia avrà delle idee, ma per esempio un'idea può essere, nel momento in cui io lavoro su un problema particolarmente significativo, che sarà quello su cui poi confronterò le varie soluzioni, costruirò di fatto la parte conclusiva della lezione, no? Allora però
preparo anche altri problemi per chi è più veloce, fermo restando che in classe non esiste che uno stia senza far niente, no? Quindi con quell'assioma tutti gli studenti saranno impegnati, probabilmente nel tempo in cui la parte più debole fa quel problema o comunque affronta quel problema su cui poi io farò il confronto eccetera, nel frattempo quelli più veloci ne avranno fatti 10, ma non importa, poi si discuterà di quello. Questa è una possibile strategia. Certamente, secondo me, una cosa importante, anche alle superiori, sicuramente alla scuola media, è quando si fa problem solving, esplicitare, secondo me addirittura uno le può scrivere, le regole del gioco del problem solving. Quindi il fatto che appunto l'insegnante non dice niente, ma anche il fatto che la discussione si fa dopo, in un certo modo, cioè esplicitare le regole del gioco, di quel particolare gioco, diciamo. C'era una scusa un attimo dietro? Voi per ora siete a livello di progetto, ho capito male? Ora. Ok. Grazie. Perfetto. E lei? No, volevo dire per i tempi diversi. Se ce la fa, cioè, oppure se non passo. Io faccio. Per tarare un po' i tempi diversi. Un po' alla maniera del relì, chi ha finito prima aiuta, dà un supporto a chi invece deve finire, con la regola del gioco di non dare la soluzione ma supportare nel processo, valorizzando di più l'argomentazione, il processo, che non arrivare alla soluzione. Io faccio così per fare impegnare tutti tutto il tempo, sì, cioè per adesso. Perché dipende anche da chi hai davanti, a seconda del momento. Lo faccio con i bimbi più grandi, terza media. Io volevo dire una cosa, volevo dire che mi ritrovo molto in quello, concordo molto con quello che ha detto la professoressa, e soprattutto sul discorso che è molto importante, diciamo, lavorare in gruppo e coinvolgere il consiglio di classe. Io in questo momento mi sento molto sola in questa cosa, e quando lei parlava della matematica relazionale, matematica strumentale, siccome ho un gruppo molto difficile con tanti casi, diciamo, in difficoltà, ho come la sensazione che per le altre discipline sia più facile avere un atteggiamento strumentale, diciamo, mentre noi di matematica abbiamo più il ruolo, no, di curare la parte del ragionamento, la parte relazionale. E quindi è come se mi senti, a volte mi sento come dire, non sono riuscita.
e gli altri invece sono stati più bravi di me, perché magari hanno dei successi, no? Dei risultati diversi. Poi però invece capisco che il problema è proprio questo atteggiamento, che noi non possiamo, dal quale noi non possiamo scappare, cioè non possiamo limitarci a fare una matematica strumentale. Non so se mi sono spiegata. Non so se io la faccio anch'io, forse, non lo so. Infatti. Anche perché poi questo poi chiaramente incide sull'atteggiamento, quella materia lì, per carità, le altre sì, può darsi, dipenderà, certo. Un'ultima cosa sul discorso che faceva Lucia, che secondo me è molto importante. Lucia diceva, in fondo i ragazzini hanno bisogno di percepire successo, esperienze di successo, ma anche l'insegnante ha bisogno di percepire esperienze di successo. E allora il fatto di riuscire a riconoscere i piccoli progressi, cioè di dare attività in cui sia possibile riconoscere piccoli progressi, e anche, come dire, attrezzarsi di lenti in grado di vedere i piccoli progressi, è cruciale, assolutamente cruciale per gli studenti in difficoltà, perché, come dicevo prima, se no, se ragioniamo in termini di obiettivi raggiunti e non raggiunti, è una tragedia, no? Il problema è che è una tragedia anche per noi. Una cosa per rispondere a lei sui tempi, no? Quando abbiamo provato i problemi a righe sul gruppo che lavorava di lingua 2, gruppo degli stranieri, lo facevamo una volta alla settimana. Io faccio problem solving proprio codificato, cioè un'ora alla settimana in cui ci si prende il tempo, no? Poi di fatto la metodologia pervade anche le altre ore, però un'ora dedicata ai problemi in cui tu sei libero di avere il tempo di esplorare, confrontarti. Noi anche, perché nell'istituto ci siamo confrontate più volte, si privilegia il lavoro a coppie di uguale livello. Quindi coppie di uguale livello vuol dire che quelli che sono in difficoltà li supportiamo noi insegnanti, quindi li incoraggiamo, come diceva la professoressa, piccoli progressi, li valorizziamo, li aiutiamo, quindi la gestiamo noi la situazione. Però quelli in difficoltà devono sentirsi supportati e con il tempo che a loro serve, non abbandonati, insomma, ovviamente, e nemmeno lasciati ai compagni, ma è un modo anche per comunicare che a noi ci interessa che loro ce la facciano, e quindi ci mettiamo alla prova noi con loro, è un modo per mettersi davvero noi in dialogo con loro. Comunque ti volevo dire che nel caso lì di lingua 2 i problemi che avevamo scelto, abbiamo fatto in un anno 4-5 problemi, forse anche 4 basta, c'era un problema, ci hanno messo 4 ore a farlo gli altri, 4 ore perché c'erano delle difficoltà di comprensione inizialmente, quindi un'ora solo per capire il testo, a volte anche di più. E gli altri ne facevano altri, quelli che restavano in classe. Però quello che era importante era che alla fine c'era un momento comune
Cioè quel problema che facevamo insieme, noi aspettavamo gli altri quando, per la discussione, quando erano pronti si faceva la discussione tutti insieme e potevano confrontarsi. E quindi davamo spazio a chi era in difficoltà e a volte sono venute fuori delle cose, cioè proprio sul testo, degli ostacoli alla comprensione che quelli della classe non avevano evidenziato. Quindi è stato anche un motivo in più di incoraggiamento. Cioè la cosa importante è che ci sia comunque questo confronto, è da lì che loro in parte imparano, perché vedono come risolvono lo stesso problema altri, che difficoltà hanno. Quindi secondo noi questa parte qui è veramente importante e ha bisogno perlomeno di un'ora anche questa. Ok, direi di avvicinarci alle parti più alle parti finali, e perché dobbiamo dire qualche cosa appunto sul prossimo incontro, che è l'ultimo, e poi vabbè ci ritagliamo, a parte il coffee break, anche un pochino di laboratorio anche oggi, okay? Allora, per l'ultimo incontro abbiamo concordato tutti insieme queste modalità. Allora, è l'11 maggio, vi ricordo che prevede la presentazione da parte vostra di piccole sperimentazioni svolte su materiali presentati o eventualmente modificati. Piccole sperimentazioni, cioè ci teniamo tutti, forse Lucia lo sa dire molto meglio di me, no? Che non bisogna pensare a effetti speciali, cioè non bisogna pensare no, ma quello che ho fatto io non importa perché è una piccola cosa, no. Va benissimo, una piccola cosa, eccetera, è l'esperienza della classe che ci interessa, su cui ci interessa confrontarci. È chiaro che se visto che siete tanti, cioè non è pensabile che ci siano 120 presentazioni di esperienze, ma magari, visto che avete lavorato per tutti questi incontri a gruppi, le potete presentare comunque a gruppi, anche mettendo insieme sperimentazioni diverse sullo stesso argomento, oppure può essere che qualcuno abbia sperimentato in classe e gli altri abbiano partecipato invece alla rielaborazione del materiale. Allora, queste notizie che vi do vi verranno mandate poi da Elisa Guidi, in modo che ce l'avrete su una mail. Comunque la nostra, avevamo concordato il 25 aprile come data che si ricorda, no? A questo punto la mandate direttamente a me, così c'è si evita confusione, con le seguenti informazioni: vabbè, nomi dei docenti che propongono la presentazione, livello scolare, materiale sperimentato. Ora qui non l'ho specificato quale materiale, ma si intende non solo questionari prima e dopo, perché da un po' di tempo facciamo solo quelli, ma sia i materiali che abbiamo presentato e avete contribuito a rielaborare all'inizio, vi ricordate, facciamo il punto, la scheda sull'atteggiamento, il contratto didattico, eccetera, ma anche eventualmente cose che abbiamo presentato e di cui poi non si è parlato. Al limite, ora non c'è tempo per fare un percorso sull'atteggiamento, ma insomma al limite è una delle attività che abbiamo suggerito oggi. Prevediamo a oggi, secondo di cosa succede, 10 minuti per una presentazione, quindi capite, molto poco. E allora, essendo molto poco, può essere utile che tutti seguano un certo formato, no? E quello che ci sono delle informazioni generali necessarie, quindi chi presenta, materiale sperimentato, le classi in cui è stato sperimentato, con quali tempi, poi una breve presentazione del materiale sperimentato, in particolare se sono state fatte delle modifiche rispetto a quelli che abbiamo proposto, ma anche riportando le risposte degli studenti che suggeriscono modifiche o riflessioni, no? Che magari uno non prevedeva. E poi in fondo la valutazione dell'esperienza, in particolare punti di forza, aspetti positivi emersi e criticità da correggere, insomma una valutazione dell'esperienza. Ripeto, verrà mandata una mail a tutti con queste informazioni, con una specie di scheda a compilare, eccetera, in modo che sia chiaro, perché sono sempre le cose più complicate da condividere. C'è qualche domanda su questo?
Altra cosa importante da dire, sarebbe bello, non è facile da ottenere, perché insomma, ma riuscire ad avere una certa varietà di materiali sperimentati. Quindi, per esempio, se qualcheduno ha sperimentato più cose, sì, è difficile da scegliere, ma insomma, sarebbe bello avere delle sperimentazioni di facciamo al punto, dei questionari, di altre cose, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, è un'affermazione assolutamente inutile, perché non riesco a intravedere un modo per riuscire a ottenerlo. Però, diciamo, messo in altri termini, non di soli questionari prima e dopo vive l'uomo, mettiamola così, ok? Ecco, per avere un'idea, c'è qualcheduno che per esempio ha sperimentato di già qualcosa di quello che abbiamo fatto? Alzi la mano. Anche piccole cose, anche... cosa avete sperimentato? Prima e dopo? Tutti questionari prima e dopo? Autovalutazione, ok. Va bene. Quindi chi ha fatto più cose oltre ai questionari prima e dopo, non presenti i questionari prima e dopo, facciamolo, mettiamola così, ok? E vabbè, ora velocemente, prima del break, per il laboratorio, vi dicevo, abbiamo preparato due questionari prima e dopo, quindi ogni gruppo se ne sceglie uno, quindi o sui triangoli o sulle frazioni, ok? Nel caso dei triangoli sono 15 domande, nelle frazioni mi sembra 10, e poi avete una scheda comune per tutti i gruppi in cui vi si chiede di analizzare domanda per domanda e poi vi si chiede una valutazione complessiva del questionario. Qui è inutile che entri nel merito, ok? Quindi quello che si tratta di decidere per ogni gruppo è se lavorare sul questionario dei triangoli oppure su quello delle frazioni. Ripeto, le domande che trovate sono tutte domande che provengono da questionari vostri, naturalmente quelli che sono arrivati un po' di tempo fa, perché noi per farlo ci siamo trovati un po' di tempo fa. In ogni caso, siccome ho visto ora che sono arrivate dei questionari oggi, i vostri questionari saranno poi messi sul sito in modo che ognuno possa vedere quello che è stato fatto, va bene? Allora, se non ci sono domande, direi di fare il coffee break. Anzi, direi...